pensavo, tornando le chiese e le cappelle che avevano lasciato ogni stazione, probabilmente perché lui nel 1848, alla festa di San Gennaro, tornando da Napoli a Caserta in treno, scampò alla morte in un incidente ferroviario e immediatamente si mise sul binario e si mise a pregare tre Ave Marie e ringraziamento a San Gennaro. Probabilmente da allora ha deciso che in tutte le stazioni dovevano mettere una cappellina per l'immigrazione. È un fatto vero questo. Se ha fatto il miracolo non lo so, però l'incidente c'è stato e si è salvato per miracolo per merito di un ferroviere di nome Coppola, che lui poi ha insignito di qualche cosa, non mi ricordo. Allora, torniamo a noi. Nel programma era previsto l'intervento del nostro scrittore e storico Fernando Piccardi.